Buongiorno, professore. S'accomodi lì, per cortesia, e legga quella formula. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Bene, dia per cortesia le generalità alla signorina. Mi chiamo Riccardo Cagliesi Cingolani, sono nato a Firenze il 2839. Risiedo a Firenze in via Arnolfo 35. Risponda per cortesia alle domande del pubblico ministero. Professore, ricorda anzitutto qual è la sua professione? Faccio il medico legale, sono all'epoca del delitto di cui si tratta, ero assistente ordinario presso l'Istituto di Medicina Legale, attualmente sono professore associato di Medicina Legale presso il medesimo istituto universitario. Ecco, professore, si ricorda lei di aver avuto un incarico relativamente all'autopsia dei corpi di Mainardi Paolo e Migliorini Antonella? Certamente. Ricorda di averla fatta con dei colleghi o da solo? La feci insieme alla dottoressa Parrini e anche con il professor, ora attualmente professor Mauro. Ricorda, professore, di essere lei eventualmente andato sul luogo del fatto? No, io sul luogo del fatto non sono mai stato. Ricorda se qualcuno invece degli altri suoi colleghi è andato sul fatto? Non sono in grado di ricordare. Non è in grado di dirlo. E quando, come e dove lei ha visto i corpi prima di procedere all'autopsia? Presso l'Istituto di Medicina Legale. Erano sul tavolo autoptico o avevano ancora, scusi, ad esempio in alcuni casi è stata portata l'autovettura, vedremo, sì, con ancora un cadavere dentro, in questo caso lei... Sì, no, io vidi i corpi già all'Istituto, presso l'Istituto di Medicina Legale. Quindi l'autovettura non l'ha mai vista? Io l'autovettura l'ho vista, ma l'ho vista alcuni giorni dopo, non saprei precisare il giorno in cui l'ho vista, perché fui portato a vederla presso una caserma che mi sembra ricordare fosse a Signa, caserma Carabinieri. Quindi lei ha fatto l'autopsia sui due corpi, poi per completare il suo incarico ha anche visto l'autovettura. Quindi l'oggetto del suo incarico, sì, deduco, oltre la semplice autopsia, prevedeva la possibilità, con i limiti che ha un'indagine del genere, di ricostruire la dinamica del fatto, sì, dell'aggressione. Beh, per ora mi vorrei limitare con lei ai risultati dell'autopsia. Sì. Le dico subito che noi negli atti abbiamo poche foto di quella, sì, autopsia. Mi sembra di aver capito che eventuali altre foto eventualmente sono al medicina legale o è una mia supposizione? No. Non ci sono. Io, a me sembra di ricordare che esistessero delle foto, che credo siano le uniche in istituto. Non... Che avete allegato alla perizia? Allegate a suo tempo alla relazione peritale. Foto fatte in istituto? Beh, sì. Beh, contemporaneamente, sì, contemporaneamente dopo, prima... A documentare il lavoro del medico autoptico. Il lavoro e, beh, con riferimenti ovviamente nel testo. Siccome le foto che per ora abbiamo sono poche, vediamo se possiamo ricostruire i colpi a cui sono stati, sì, attinti questi, sì, giovani e le direzioni, facendo molto affidamento sulla sua memoria, il suo elaborato, e sul suo elaborato poco sulle foto che abbiamo. Comunque, sì, qualcuna, sì, l'abbiamo. Al PM interessa che lei ci spieghi innanzitutto, cominciando dal cadavere del ragazzo, da quanti colpi fu attinto, come, in quali zone del corpo, sì, se, siccome noi sappiamo che c'è stato un periodo di sopravvivenza all'ospedale, quanto può aver inciso l'attività di soccorso e se questa ha portato qualche elemento che non le ha permesso poi di... a seguito, non so, di interventi chirurgici e cose di questo genere, di valutare appieno gli elementi o, in caso contrario, ce lo dirà lei. Questo è il primo punto, il ragazzo. Dunque, il ragazzo fu attinto da 4 colpi d'arma da fuoco. Il Mainardi? Il Mainardi, dei quali uno alla spalla sinistra, direi versante latero posteriore della spalla sinistra, e 3 al cranio. Di questi 3 colpi al cranio, solo uno fu endocranico, nel senso cioè che attraversò la scatola cranica ledendo il cervello, ed è l'unico,
cioè l'unico, è quello che certamente ebbe la sostanziale rilevanza causativa del decesso. Gli altri due colpi esplosi al cranio non entrarono nella scatola cranica, ma rimbalzarono contro strutture ossee molto... cioè uno rimbalzò contro una struttura ossea della base del cranio restando al di fuori, l'altro fu invece un colpo trasfosso, vale a dire attraversante, praticamente la faccia, dalla mandibola alla guancia. Quindi, se non ho capito male io, in sede autoptica voi repertate un solo proiettile? Dunque, in sede autoptica noi repertammo... Se lo ricorda, non è che abbia poi... I frammenti, diciamo meglio, perché dentro si spezzettarono tutti, ecco. Di tre proiettili. Di tre proiettili. Perché lei tre dice... furono i proiettili ritenuti e una sola la ferita, una ferita trapassante. Ecco, quindi comunque tre furono, sia pure poi, nelle, come ci ha descritto lei, ma comunque quelli che entrarono, sì, di cui c'erano... Uno penetrante alla spalla, due penetranti al cranio, dei quali soltanto uno... attraversando poi anche l'encefalo, il quarto semplicemente imbastendo, se così si può dire, la cute dell'emifaccia sinistra e poi riuscendo. Quelli al cranio ci può sintetizzare o far capire meglio la direzione? Sì, sono tutti colpi sparati naturalmente facendo riferimento alla testa, non, bene, non al resto del corpo. Alla testa. Facendo riferimento alla testa, sono tutti colpi sparati dalla sinistra alla destra. Questo è abbastanza intuitivo, quello alla faccia entrò subito dietro l'angolo sinistro della mandibola e con direzione in alto. Verso destra, sto sempre facendo riferimento come se fossi io il ferito. Sì, benissimo. In alto, verso destra e un po' in avanti, uscì alla guancia, appena al lato del naso. Quello alla spalla fu esploso alla spalla sinistra, quindi versante latero posteriore della spalla sinistra con una direzione da sinistra a destra pressoché orizzontale, pressoché trasversale. Di questi quattro colpi... Gli altri due... sì. Prego. Gli altri due, cioè quelli proprio al cranio, uno entrò nel meato uditivo, rimbalzò contro le strutture solide della base del cranio e si fermò dopo aver lussato l'ottavo dente superiore sinistro. Il quarto, quello che attraversò la scatola cranica, entrò da poco sopra e dietro l'orecchio e attraversò il cranio anche questo in direzione trasversale, da sinistra verso destra e un pochino in avanti, ma non molto. Di questi quattro colpi che lei fu in grado di individuare sul corpo del ragazzo, fu possibile dai colpi dedurre qualcosa in merito alla distanza dell'arma? No, certamente non si trattava certamente di colpi esplosi a bruciapelo, nel senso cioè che non si trovarono in stretta prossimità dei fori d'entrata tracce di polvere da sparo. Questo ci può portare a ipotizzare una distanza minima? Questo ci può portare a ipotizzare una distanza che direi possa andare da alcuni centimetri in là. Da alcuni centimetri quanti? No, questo non lo può dire. Credo di poterlo dire. Scusi un attimo, di questi quattro colpi ce ne sono, da come ci ha descritto lei, alcuni per i quali si può dedurre una potenza maggiore e alcuni sicuramente meno, nel senso possono aver incontrato un ostacolo prima di colpire il ragazzo. Noi sappiamo che c'era nell'auto presumibile posizione del ragazzo che è stato portato via dal sedile anteriore sinistro, sportello sinistro, vetro rotto. Sì. È compatibile per qualcuno, uno, due, tre o nessuno di questi colpi, una diminuzione della potenza, della velocità del proiettile dovuta al fatto che ha incontrato prima il vetro, o su questo non è stato possibile acquisire alcun tipo di... Non credo, non si può dire nulla in proposito, direi di no. Rispetto a questa ricostruzione che io ho fatto ora circa la posizione dovuta a elementi oggettivi diversi da quelli medico-legali, lei può
dirci qualcosa in merito alla ipotetica posizione in cui si trovava il ragazzo rispetto allo sparatore? Beh, sono colpi tutti sparati dal suo fianco sinistro, direzione da sinistra a destra, quindi certamente, diciamo, il vivo di volata dell'arma si doveva fare alla sinistra del ragazzo. Non so a che distanza, ripeto. Ma... Scusi, sull'auto noi abbiamo visto nelle foto, la possiamo prendere quella foto del parabrezza, per cortesia? Il parabrezza anteriore dell'auto. Ecco, c'è, sembra di vedere, così è stato repertato dalla scientifica, sul parabrezza, sembra proprio in prossimità dello sterzo dell'auto, un colpo che, se il ragazzo era dietro l'effrazione, quel colpo avrebbe dovuto avere un colpo in fronte o giù di lì, dal davanti. Questo colpo non c'è. Non c'è. Sono tutti colpi di là, alla regione auricolare. Benissimo. Sì. Sul cadavere del ragazzo c'ha da aggiungerci altro che ci possa illuminare dal punto di vista delle sue conclusioni medico-legali? No, per completare del tutto la lesività del punto di vista del solo ragazzo. Del solo ragazzo. L'aspetto della sopravvivenza o meno. Sopravvivenza, cioè il fatto sopravvivenza che... la conosciamo, nel senso, cioè, che arrivò a morte la mattina del giorno di poi, verso le 8 mi sembra di ricordare, in ospedale. Lei non andò a vedere? No, senza nessun intervento chirurgico. Non fecero? No, il colpo mortale fu certamente quello trapassante il cranio, entrato da dietro l'orecchio, il cui proiettile si fermò dalla parte opposta della scatola cranica. Nessun intervento medico poteva avere alcun tipo di speranza? Insomma. Ma a quel punto no. No. C'ha da aggiungere, a lei per caso da aggiungere qualcosa? Semmai la possibilità dei singoli colpi di permettere ancora degli atti coordinati o meno. Ecco, vediamo. Da dire, dal momento che noi sappiamo che almeno l'auto spostata. Abbiamo parlato di 4 colpi. Quello alla spalla certamente è causativo di una intensa ematologia dolorosa alla spalla, ma ancora del tutto compatibile con il compimento di qualsiasi atto. Una manovra di guida. Come anche una manovra come quella per scappare. Quindi, mi scusi, questo primo colpo potrebbe essere stato sparato nella piazzola. Potrebbe essere il primo dei 4 colpi che attinsero il ragazzo, anche se non necessariamente. Circa gli altri 3, uno certamente incompatibile con la conservazione in vita, quello trapassante e l'encefalo, ma direi tutti e 3, per l'importanza dei sedi attinte, tali da comportare un'alterazione, se non addirittura un'abolizione, anche gli altri 2, oltre quello trapassante il cervello, dello stato di coscienza. Quindi direi incompatibili con la possibilità di compiere degli atti coordinati come una manovra di retromarcia con la macchina. Quindi una semplice deduzione sua, sì, con le premesse che ci ha fatto finora, se può la dinamica relativa al ragazzo essere ipotizzata in questo modo: un colpo alla spalla sinistra in un primo momento, quindi assolutamente non mortale, doloroso quanto vogliamo, un'azione del ragazzo sull'auto, spostamento altrove e i colpi mortali successivi. Noi sappiamo che nel mezzo, prima o dopo, ci sono anche dei colpi ai fari dell'autovettura. Su questi colpi lei, dal punto di vista medico-legale e da quello che ci ha detto, ci può dire qualcosa? O sono deduzioni che possiamo fare tutti e non... nei limiti delle deduzioni, ovviamente. Nei limiti delle deduzioni forse sono... No, niente di particolare. Quindi lei dice la cosa possibile è uno sparo alla spalla, movimento, in qualche modo è riuscito a fermare il ragazzo, comunque l'ha ucciso con i colpi dopo che si era spostato nella parte opposta. O nel mentre che si stava spostando, perché la macchina stava andando indietro, quindi ci sta anche che che i colpi siano stati ricevuti. Esattamente. Vogliamo vedere le foto del ragazzo, se ne abbiamo qualcuna, per vedere. Non inquadriamo queste foto, eh?
Ecco. Vogliamo leggere la didascalia? È la numero 7, particolare della parte sinistra del volto del cadavere del Mainardi. Si osservano una soluzione di continuità, foro d'entrata, a margini introflessi, tondeggiante, all'angolo mandibolare, e altra soluzione di continuo, foro d'entrata, rotondeggiante, a margini scoriati del diametro di millimetri 5 sulla regione temporale. Qui c'è una rasatura, forse in ospedale, o l'avete fatta voi? Sì. Vogliamo vedere allora i colpi al di là di questo? Corrisponde al racconto che lei ci ha fatto? Dunque, la prima ferita, quella all'angolo della mandibola sinistra, è quella sotto all'orecchio, sulla sinistra, diciamo così, in questo momento, dell'orecchio, e fu il foro d'entrata che poi riuscì, non si vede in questa foto, è sopra in alto, al lato del naso, ecco, esattamente quello, lì. Bene. Quello è uscito. Poi, un altro colpo, si vede male, lo si intuisce dalla... un pochino dal sanguinamento, ma appena, è nel meato uditivo, è proprio dentro il condotto uditivo, l'entrata. Bene, bene, professore, lo vediamo. L'altro colpo ancora è sopra e dietro l'orecchio. Bene, vediamo se abbiamo qualche altra foto. Ah, quello alla spalla qua non si vede. Vabbè, qui è già stata fatta, non ci aiuta granché l'autopsia. Particolare della calotta cranica destra. Questo è il colpo che è stato sparato estratto dietro e sopra l'orecchio, che si è fermato sul tavolato cranico del lato opposto del cranio dopo aver attraversato tutto l'encefalo. Andiamo avanti. Questo è quello alla spalla. Questo è quello l'alone. È un alone chiaramente chimotico, visibile. Chiaramente dimostrativo di una vitalità del colpo, è un sanguinamento. Ecco, benissimo, questo volevo chiedere. Andiamo avanti. Un foro rotondo, fra l'altro, e questo fa prospettare una non deformazione del proiettile prima di entrare. In altre quindi parole, dire non che il vetro era già rotto contro strutture solide, tanto da deformarsi prima di entrare. Quindi è un po' incompatibile con quello che ci ha detto prima, cioè che se è sparato, mi chiedo, sì, sì. Se è sparato come primo, il vetro era già rotto. Questo e allora non è il primo. La regolarità del colpo mi farebbe pensare di sì. O il vetro è stato rotto con un oggetto diverso dalla pistola. Bene, benissimo. Teniamo questo elemento. Andiamo avanti. Ecco, questo serve. Questi non sono colpi d'arma da fuoco. Cosa sono? Serve per completare la lesività sul ragazzo. Furono trovati, naturalmente, lo si intuiva prima anche dalla fotografia dell'emivolto sinistro, sia sull'emivolto sinistro, sia in prospicienza della spalla, ma sia anche, in minor misura, al tronco, piccole ferite, minute ferite, che... ipotizzammo, e penso che sia un'ipotesi va ancora valida, potessero essere state prodotte da frammenti di vetro del cristallo frantumatosi. Una o due di esse erano un pochino più ampie, ma appena, e un pochino più profonde. Non deve sorprendere questo alone chimotico, che è abbastanza ampio, ma la ferita che gli corrisponde al centro è una cosa molto minuta. Probabilmente frammenti di vetro più grossi, oppure anche un altro strumento, non saprei dire quale. Che ha comunque... qualcosa come per punzecchiare, ecco. Su questo siamo nel campo di ipotesi soltanto. Pure ipotesi. Lasciamole, perché sennò ci confonde, certo. Se è un'ipotesi, cioè coltelli, cose di questo genere, se siamo troppo lontano. Dico, andiamo avanti. Bene, anzi ci fermiamo. Vogliamo passare alla descrizione dei colpi della ragazza. Prima inquadriamo sulla macchina. Non inquadriamo queste foto. La foto della ragazza sull'auto. Ecco, qui è... Lei non è che sta riprendendo?
Comunque guardi, giri la telecamera per cortesia, così siamo più tranquilli tutti. Oppure la rivolga verso un altro punto. Prego. Ecco, professore, spengiamo questa foto, questo è il cadavere come fu trovato. Vediamo di capire i colpi da cui fu attinta, sì. Quanti, direzione, il solito sì. Discorso. La ragazza fu attinta sicuramente da due colpi d'arma da fuoco, anch'essi alla testa. Entrambi, o per meglio dire alla fronte, dei quali uno penetrante con direzione dall'avanti all'indietro, pressoché orizzontale. Togliamo la foto, di tanto ora non ci interessa. Spengiamola un attimo, la riprendiamo dopo. Beh. E uno invece del contraddittorio del tutto perpendicolare alla prima, cioè il primo penetrante dall'avanti all'indietro. Frontale. E trattenuto? Sì, trattenuto. Bene. L'altro invece trasfosso, vale a dire con entrata ed uscita, del tutto perpendicolare rispetto alla traiettoria del primo. E con direzione? Con direzione da sinistra a destra, direi. Beh. Dico sicuramente perché poi fu trovata anche una frattura, una lesione, poi lo vedremo sulle foto, una lesione al naso, c'era una ferita lacera abbastanza irregolare al naso, con una sottostante frattura delle ossa nasali, della quale lesione non sapemmo interpretare esattamente la natura. Nel senso cioè che nel caso di un'arma da fuoco ci si sarebbe dovuti aspettare, un proiettile di striscio, tanto per intendersi, una ferita un po' regolare, a semicanale, mentre invece era proprio una ferita che aveva più della ferita da contusione, ecco, che non quella di un proiettile. Però niente toglie che potesse essere, non lo so, anche un proiettile deformato, perché ha rimbalzato da qualche altra parte. Entrambi questi colpi sicuramente mortali? No, dei colpi alla fronte solo uno mortale, quello anteroposteriore, perché interessò anche questo, come per il ragazzo, ma in questo caso in senso anteroposteriore, la scatola cranica e quindi l'encefalo. L'altro fu un colpo del tutto superficiale, puramente cutaneo, entrato e uscito dalla cute della fronte. Altri colpi? No. Altre lesioni? Piccole ecchimosi, c'era un'ecchimosi a una caviglia, ma non ci demmo molta importanza, una minuta ecchimosi, senza alla niente caviglia. Di figurato. Caviglia destra? Sì, caviglia destra, o sinistra, non ricordo, sì. La successione di questi due colpi può essere determinata? Direi di no. Rispetto all'auto, alla posizione della ragazza nell'auto che abbiamo visto, rimostriamo la foto per piacere, ci può far dedurre qualcosa relativamente alla posizione della pistola e quindi dello sparatore? Cioè era dentro l'auto per intendersi chi sparava, era lontano, dato che i colpi sono, da come ci ha detto lei, uno in una direzione e uno completamente nell'altra. È ovvio che la ragazza si può essere mossa, no? Quindi, evidente che primo al secondo c'è stato movimento della testa rispetto, ipotizzando un punto di partenza identico per entrambi i colpi si è spostata di 90 gradi. Bene, possiamo dire qualcosa dal punto di vista medico-legale circa la distanza dello sparatore? Cioè no. la pistola era dentro l'auto, poteva essere benissimo lontano. Poteva essere dentro l'auto come fuori. Io ricordo che fu trovato un bossolo dentro l'auto, ma è una dal cosa punto che non di vista, ha nessinenza medico-legale. Dal punto di vista degli aloni, quei concetti e quelle circostanze, non c'è alcun elemento che ci possa dare certezze sulla distanza? No, sono tutti colpi vitali comunque. Andiamo se abbiamo delle foto relative all'autopsia. Questa è sempre in auto, se le abbiamo, ecco. C'è molto sanguinamento che deriva da questa lesioncina, che poi non è una grossa lesione, insomma, una lesione con una frattura nasale, in buona parte viene da qui. Quindi qui non si vede niente. Non si vede niente perché prima di lavarlo. Andiamo avanti, se si vede qualcosa. Sempre stesso discorso, difficile. Sì. Ci riportiamo ai suoi... Andiamo avanti, se c'è qualcosa di più specifico. Ecco, qui forse dopo... Il colpo frontale è quello leggermente a sinistra. Il frontale di striscio è quello più a destra, per chi guarda. E l'uscita è quella specie di... l'intermedia. No, sopra, alla fronte, l'uscita è poco accanto. No, quella, ecco.
Questo è quello... L'uscita del colpo a destra. Il colpo invece penetrante in senso anteroposteriore è all'emifronte destra della ragazza. Bene, in più c'è questa frattura nasale con queste ferite lacere che, non sappiamo interpretare. Bene, grazie. Io ho qualcosa da aggiungere rispetto al tipo di deduzioni o ragionamenti che abbiamo fatto. Non ho altro da chiedere al professore. Signori avvocati parte civile, avete domande a fare? Avvocato Fioravanti, prego. Sì. Professore, quanti colpi erano stati trattenuti nel ragazzo? Quanti proiettili erano stati trattenuti nel ragazzo e quanti nella ragazza? 3 nel ragazzo e 1 nella ragazza. Quindi 4 proiettili. Sì. Non so se lei l'ha vista la foto, era passata, mi sembra, sul piede della ragazza. La vogliamo rivedere? Io non so se eravamo dopo la 12, ma sono saltati dei numeri, non so. C'era quel famoso ematoma. Guardiamo. Ematoma sul piede della ragazza. Guardiamo. Non è... Ecco, questo ematoma, voi l'avete verificato, l'avete... Ecco, da che cosa può essere stato prodotto? Non, è una superficiale ecchimosi, per noi è un'ecchimosi, volgarmente si potrebbe dire un livido, per spiegarsi meglio, ma molto superficiale ed estremamente modesto, da qualsiasi cosa, non aveva niente di figurato, niente che potesse far risalire al mezzo di sua produzione. Ecco, quindi non da un'aggressione avuta, da un movimento interno alla macchina, quindi? Anche... Quindi può essere non prodotto dall'aggressore? Può essere tutto, era recente perché era ancora di colorito violaceo, quindi certamente recente, ma potrebbe essere stato provocato anche da un modesto traumatismo di qualche ora prima, qualsiasi cosa insomma. Ecco, lei mi ha detto prima che 3 colpi erano stati, 3 proiettili erano stati trattenuti nel corpo del Mainardi, sì, del ragazzo, e 1 in quello della ragazza. Sì. Lei ha visto la macchina dopo alcuni giorni? Sì. Ha visto se c'erano dei fori e con proiettili trattenuti sulla macchina? No, non sono stato in grado di trovare nessun reperto in proposito. Ricordo, ecco, che questo ci eravamo dimenticati di chiederlo al perito balistico ieri sera. Comunque, voi avete esaminato anche la macchina? Noi esaminiamo la macchina preoccupandoci essenzialmente di reperti di ordine biologico. Fu trovato appunto un fazzolettino che poi risultò macchiato di liquido seminale, ricordo, un profilattico, e poi raccogliamo alcuni campioni di sangue per fare le indagini ematologiche. Grazie, non ho nessun'altra domanda. Nessun altro? Bene, può andare, grazie professore, buongiorno.